Salve, con questo video tutorial vedremo di inserire delle vignette ai nostri fotogrammi. Ho provveduto già a trasferire nella timeline un video da editare e adesso trascino anche un file, un'immagine che ho preparato un attimo fa. Questo video, come vedete, comporta anche di una traccia musicale. Sono tentata a toglierla anche per alleggerire un po' il peso del video. Però, come potete vedere, è tutta inglobata. Per eliminarla, bisogna che sia da sola sul suo binario personale. Quindi io clicco qui, rispondo sì alla domanda e vedete adesso che è distinta e separata. Clicco di destro e la rimuovo. Ecco qua. E adesso proviamo a inserire la nostra vignetta. Clicchiamo su vignette e innanzitutto incominciamo a vedere cosa ci offre il programma, quante ce n'è, che opportunità ci dà. Eccole qua, sono tante. Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Prendiamone una a caso. Innanzitutto incominciamo a posizionarla dove crediamo. E intanto la vedete qui. Se ne volessimo aggiungere un'altra, basta cliccare qui e invece per rimuoverla, però deve essere selezionata da quest'altro lato. Adesso la andiamo a lavorare. Innanzitutto mettiamo un testo, cioè prima del testo incominciamo a formattare la vignetta in sé per sé. Qui possiamo lavorare il bordo con il colore. Adesso è bianco il bordo. Mettiamo rosso, ma giusto per avere l'idea. Questo è l'interno, lo sfondo. Adesso è azzurro, proviamo con un'altra tinta. Eccolo. E qui invece tutte le forme e qui l'ombra. Eccola qui, è segnata. Quindi in effetti adesso non si vede perché l'ombra è nera. Ad ogni modo, se fosse stato uno sfondo chiaro l'avremmo vista, oppure poi in questo caso bisognerebbe poi andare a mettere un colore all'ombra che poi necessariamente non sia nero. Il titolo lo mettiamo qua, giusto per scrivere qualcosa. Lo formattiamo e andiamo a colorarlo. Lo coloriamo di giallo, ma giusto per no, giallo non si vede tanto bene. Giusto, diciamo, giusto per avere l'idea. Ecco qua. E qui si setta l'entrata e l'uscita della sfumatura. Direi che per adesso potrebbe anche andar bene. E se il testo fosse molto più lungo, cosa bisognerebbe fare? O allargare la vignetta. Vero. Oppure agire sulla misura del testo stesso. Vi volevo far vedere quest'altra vignetta. Questa vignetta qua è molto utile. Serve per nascondere quello che vogliamo che non si veda. Per esempio, adesso io avevo quel titolo, mettiamo che fosse una mail che voglio tenere nascosta agli altri, allora ci poggio sopra questa vignetta in maniera che tale da oscurarla. Questa vignetta gli effetti li troviamo qui e invece cliccando su Blur possiamo dare l'intensità al chiaroscuro. Vediamo un poco dove stava. Qua. Ecco, va bene. E cos'altro? Per toglierla abbiamo detto che si toglie così la vignetta. Proviamo adesso a mettere un titolo. Diciamo che volessimo mettere un titolo, aggiungiamo e scriviamo il nostro titolo. Lo formattiamo e proviamo a scrivere. Ecco, questo è un titolo che potremmo mettere in qualsiasi posto.
Cos'altro vi volevo far vedere? Qua abbiamo visto come si toglie. Beh, nient'altro. Mettiamo il solito cursore posizionato con questa immagine gialla. E per oggi direi basta così. Alla prossima.